Il corteo si allargava senza sosta man mano che procedevamo. Mi accorsi che c'erano manifestanti ben più navigati di me. Molti avevano mascherine bianche e bottiglie di aceto o Pepsi per contenere gli effetti dei lacrimogeni. Ci riversammo in via Tahrir e da lì raggiungemmo Piazza Gala. Si sentiva in continuazione lo slogan «Pacifici, pacifici». L'idea era che non dovevamo attaccare per primi. Appena ci avvicinammo ci cade addosso una pioggia di lacrimogeni, peraltro scaduti, che pare siano peggio. Non riuscivo a respirare. Mi sciacquai con dell'acqua, mi fece ancora peggio. Uno sconosciuto mi mise dell'aceto sulla faccia e le cose migliorarono un poco. Per fortuna era una giornata ventosa, quindi una parte del fumo veniva sospinta lontano da noi. Dei lacrimogeni atterrarono su una camionetta che, non so bene come, finì per prendere fuoco. La polizia tentò di allontanarsi. Fu una ritirata davvero goffa. Alcuni poliziotti ufficiali rimasero isolati. Restarono indietro persino delle camionette piene di manifestanti arrestati. I rivoluzionari sfondarono le portiere e liberarono i prigionieri. Poi permisero ai poliziotti di allontanarsi illesi. Un altro ufficiale venne ferito, ma fu portato all'ospedale da alcuni manifestanti. La polizia si ritirò fino all'opera, che dà proprio sul Kasranil, il ponte sul Nilo che porta fino a Piazza Tahrir. Credo che a quel punto cominciarono a usare proiettili di gomma, perché vidi attorno a me moltissimi feriti. Noi caricavamo a gruppi. Quando un gruppo veniva respinto, dai lacrimogeni o dalle manganellate, un altro partiva.